Ciao a tutti carissimi amici e amiche, è la terza volta che provo a iniziare questo weekly vlog e non ci riesco. E dunque finalmente il caldo è arrivato anche qui e vado a fare la spesa al discount. Allora vedete lì un tappeto perché la signora delle pulizie del condominio ha dato una bella lavata in terra. Allora per non rovinare il suo lavoro io ho detto quasi quasi saluto amici e amiche e inizio un weekly vlog. Allora, io questa mattina dovevo andare in tantissimi posti, avevo da fare tante commissioni e poi non ho fatto nulla, non ho fatto nulla, è un lunedì, quindi dovevo andare al mercato, però al mercato bisogna andarci a piedi perché non si trova posto per la macchina e quasi quasi comincerei a scendere, sperando di non cadere, prendo le buste della spesa. Ho preso tutto, sì, perché bisogna prendere mascherina, qui intanto si è asciugato in terra. Intanto che io cercavo di... Non è che si scivola? No. Intanto che io cercavo di iniziare il video. Ok, allora cosa... Oh, si è impigliata, vedete? Si era impigliata la busta, della spesa contro le inferriate di legno, che poi non sono inferriate, contro la balaustra di legno delle scale. Allora, no, perché devo anche guardare in terra perché leggermente si scivola ho la pressione bassa, quindi mi gira la testa. Ho tanto rotto le balle contro l'inverno e contro il freddo e siccome io sono una che si deve sempre, sempre aumentare, adesso mi lamento della pressione bassa. Ok, no, però preferisco questo bel caldo, sinceramente. Vedi il mio vestitino, questo qui? Vabbè, ora che ho smesso così mi ingrassa, No, anzi, mi smagrisce parecchio. Questo vestitino l'ho preso, è misto seta, è alla gonna, l'ho preso al mercato del mio paese un po' di anni fa. E avrei voluto andarci anche questa mattina, vedere se c'erano delle occasioni, e invece non ci sono. Allora, qui non si è ancora asciugato del tutto a terra, qui davanti, perché io abito piuttosto in alto, e allora lì si era asciugato, invece qui no. Ok, allora, guardate, bella la giornata, una bella giornata, È una bella giornata e quindi, opla. E quindi sono contenta di essere uscita, perché poi la pigrizia delle volte, quando bisogna andare a lavorare, uno è costretto e ci va. Quando invece non si va a lavorare, Si rimanda. Anche perché io sono una sinceramente che mi piace stare in casa e vedete che bella giornata. Gli uccellini che cantano. Ok. Allora, ho lasciato la macchina abbastanza vicino al discount e adesso me la faccio a piedi. Perché lì al discount il parcheggio è piccolissimo e è difficile trovare posto. E quindi per non rischiare di fare danni alla mia macchina ma anche a quelle degli altri, allora ho detto beh, la parcheggio più in là dove c'è un buon parcheggio, cioè a un altro market, lo faccio a piedi. E che è il motivo per cui non vado quasi mai al discount, anche se lo preferirei in effetti. Perché delle volte sembra strano, ma ci sono dei problemi di parcheggio. Allora, c'erano degli operai che stanno facendo dei lavori e mi hanno visto col cellulare, non l'ho inquadrato, almeno spero, ora poi guarderò il file, che non si può inquadrare nessuno. E mi hanno visto parlare e mi guardavano, però non hanno detto nulla perché d'altra parte non avevano pensato, ma chi è questa? Magari hanno pensato che stessi telefonando a qualcuno, però col cellulare in orizzontale, un po' difficile, vabbè. Ok. Poi mi dicevo, ma come mai mi lacrimano gli occhi? Infatti vedete, mi sono lacrimata un pochino appena sono uscita di casa, perché in macchina avevo tirato su un paio d'occhiali e pensavo fossero questi da sole, invece no, non erano questi da sole, ma erano quelli da vicino. Dicevo, ma come mai oggi vedo anche confuso? Diciamo che il caldo, io già sempre sono un po' fuori di testa, lo sapete. Poi ho anche una certa età, anche se non dico che quanti anni ho. Prima lo dicevo, adesso non lo dico più. E quindi...
E quindi ecco che oggi sono veramente, non so come definirmi, come sono oggi non saprei come definirmi. Abbacchiata, ecco, abbacchiata, abbacchiata. Allora, tornata a casa in penombra, e vi faccio vedere che cosa ho preso dal discount. Magari non proprio tutto, ma soltanto quelle cosine che trovo dal discount piuttosto che in altre catene di market. Allora, tutte le volte che vado alla Eco prendo questo qui, cioccolato fondente, e queste gallette di riso al cioccolato fondente, vedete, per i video ASMR. Ok, poi prendo questo provolone che costa pochissimo, sui 2 euro e qualcosa, bisogna che metta tutto in frigo perché qui sennò la roba si scioglie, provolone piccante Tita. Poi vabbè, la solita Coca-Cola, che però questa qui è solo senza caffeina, ma non so se sia anche light, non è per me, per i miei familiari, perché io preferisco, sì, la prendo ogni tanto, però preferisco un mezzo bicchiere di vino, ecco. Poi ho preso due di queste, passate molti che si trovano anche altrove, per carità, eh. Quindi questo qui che si trova, queste merende qui che sono per me sono le migliori, queste Aparibi classici con pasta sfoglia, perché hanno una specie di, non so come dire, hanno una specie ecco, grande e goloso, ecco, con lievito madre, nel senso che sono morbide e poi non sono secche sopra, sono leggermente umide, ma come se ci fosse, non so, una specie di neanche caramellato, mi ricorda un po' il rosolio, quei liquori di una volta, ma non è proprio liquore, c'è qualcosina di profumato e leggermente glassato sopra che mi fa impazzire. Ok, poi ho preso. Dunque, volevo i budini Elak, che ho finito la mia scorta industriale, devo ordinarli di nuovo dal sito. Non vi ho fatto mai vedere come vengono bene una volta che si rovesciano, vabbè, che si rovesciano, cioè che si capovolge il contenitore. Allora, ho preso questo, panna cotta. A me la panna cotta non piace tantissimo, piace ai miei familiari, poi magari fatta in casa è anche buona, non lo so. Poi i gusti cambiano, panna cotta. E poi di budino ho preso questo crème caramel con caramellato. Poi ho preso queste due che si sono sciolte, guardate, guardate com'è diventata questa cioccolata, guardate, vedete? È cioccolata con all'interno fragola, vedete? Ecco com'è diventata. Ok, quindi bisogna che vada immediatamente. Mont Doux, cioccolato al latte con ripieno di crema al gusto fragola. Questi vengono sui 40 centesimi l'uno. Questi qui li vado subito a mettere in frigo. Sono quindi, ma tagliati i capelli corti, mi ha scritto una, ma a parte che io sto male con i capelli corti e non mi piaccio, su Instagram una mi ha scritto tagliati i capelli corti. Ok, saranno affari miei, gli ho detto no perché non, a me piacciono i capelli corti, mi piacciono i caschetti, ma a me stanno male. Ok, poi ho preso questo qui, 3,99 euro, mi ricordo a memoria, 3,99 euro, che le altre volte costava 4 euro e qualcosa, un chilo di funghi, tra i quali anche i porcini. Non avevo voluto prenderli per non sovraccaricarmi nel portare, infatti ho portato due bustoni incredibili. Ecco come superare le braccia a tendina, portando la spesa, specialmente poi se uno abita al secondo o terzo piano come me, senza ascensore, allora vedrete che davvero i muscoli a tendina, ecco, senza bisogno di arnesi, senza bisogno addirittura di interventi chirurgici per le braccia a tendina. Vabbè. Allora, funghi misti con porcini, merlini, le squisizie. Ecco qui, però mi dovrei un po' legare in effetti perché, vabbè. Poi, cos'altro ho preso? Corro subito a mettere in frigo questi qui. Vabbè, questo qui si trova anche altrove, questo qui. Findus filetti di platessa, ma queste qui le trovo in particolare al discount EQ e sono buonissime. Buonissime, sono alici, happy hour. La mia mamma le comprava fresche al mercato e poi le faceva, si metteva lì, le puliva, eccetera. C'è questa comodità di trovarle già pronte da mettere in forno, quindi perché no? Queste qui. Poi, anche questi anelli, gli anelli altro tipo di fritturina mista. Vado subito immediatamente a metterli in frigo. Poi ho trovato, a me piace quando trovo delle birre di marca, cioè di marche sconosciute in Italia perché sono birre estere, specialmente se sono tedesche, io le trovo buonissime. E quando sono stata in Germania, sono.
È meglio che non racconto cosa ho combinato, mi piace molto. Adesso ne sto bevendo di meno perché gonfia la pancia, insomma, specialmente ad una certa età. Però non vi dico che cosa ho combinato anche in Trentino, era un viaggio di nozze, ho fatto una gara addirittura con gli uomini locali. Non dico che l'ho vinta, però. E loro in tedesco che dicevano, forza, forza, signora, bravo. Vabbè, allora lasciamo stare, ho anche le foto da qualche parte di quella gara di birra. Ok, infatti mi piacerebbe andare all'Oktoberfest. Allora, questa qui non l'avevo mai vista prima. Costava soltanto 70 centesimi e qualcosa, 76 centesimi, non ricordo. E ho detto, beh, la voglio prendere, però prima sto molto attenta che ci sia un minimo di alcol, 4,5, perché a volte per sbaglio ho preso la birra senza alcol. A me senza alcol la birra non piace. Poi mi piace anche la birra scura, la Forst. Poi, allora, ecco, ho fatto bene ad andare lì, vedete, perché ho preso con la raccolta, la raccolta è scaduta il 12, la raccolta per avere, penso di avervi fatto vedere quando ho preso praticamente l'asciugamano da mettere, il tappetino asciugamano doccia, ecco, tappetino asciugamano doccia, però davvero dovrei questa frangia levarla via ora che fa caldo. E quindi mi erano rimasti dei punti, 10 punti, 5 su una tesserina, 5 su un'altra, ho preso questi qui, alla modica cifra, aggiungendo 1,50 euro l'uno. Vedete, dovevo andare al mercato a comprarli appositamente, ma questi qui sono di qualità ottima, perché son belli doppi, non è quella media, una spugna media, non è quella sottile sottile, sapete che quando è sottile sottile non asciuga nulla, ecco, quindi questi qui, però devo trovare una soluzione per i capelli perché sto morendo di caldo. Allora, adesso procedo, scusate, dove c'è da queste parti un elastico? Eccolo, allora bisogna che. Allora facciamo così, poi se non basta, li lego completamente. Quindi con gli ultimi punti, diciamo, delle tesserine che avevo, la raccolta scadeva il 12 per quanto riguarda praticamente i punti, però continuava dopo fino a esaurimento per chi aveva le tessere complete come me. Ok, quindi ho fatto bene ad andare perché ho trovato quei due asciugamani ospiti, che poi guardate, qui, mi piace quando si vede poi la roba qua. Allora, di due accessori, io ho sempre bisogno, ma penso anche voi, appunto gli asciugamani ospiti, se ne apro uno, e anche la roba intanto si scioglie, e gli asciugamani ospiti, e intanto, quando mi servono subito. Perché ora che è estate ne metto anche due al giorno, ce ne vogliono. Gli asciugamani ospiti e le federe, uno compra delle lenzuola con le federe e non basta, cioè le federe, magari le lenzuola le cambia ogni 3 giorni, ogni settimana al massimo, però le federe andrebbero cambiate quasi tutti i giorni quando è estate, quindi bisogna sempre comprarne. Insomma, sono bellini, profumati. A me piace la roba nuova perché è profumata. Allora, la marca. Ho qui due occhiali e li altero. Ah, la Maison dal 1975. Dal 1975 le fanno in Spagna. Ecco, vedete, è bellino. Ecco qua. Sì, sono una buona spugna. Poi c'è anche qui le istruzioni, le Maison. Ok, ecco qui. No, no, ho fatto bene, 1,50 euro. Questa è una spugna ottima. Non mi piace che si veda. Quasi quasi faccio così. Così, e anche sopravanzo con la sedia, perché non mi piace che si veda l'attrezzo ginnico, che si veda l'attrezzo ginnico. E sarebbe carino se vedesse il caminetto, ma non si vede, ma l'attrezzo ginnico no. Allora, poi ho preso questa, perché ne avevo bisogno. Sì, però così la luce non. No, allora torno come stavo prima, abbiate pazienza, scusate queste mie continue. Sì, perché siccome ho chiuso, allora, o se no devo aprire, vado ad aprire. Allora, vado. Eccomi qua col vestitello frufru 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 ta 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 ta. E così uno si sventola quando fa caldo, uno si sventola. Allora, adesso mi è venuto da dire una cosa che non dovrei dire. Ma perché mi vengono in mente queste cose qui? Cioè, io la devo smettere. La devo smettere, poi magari vengo censurata. Vabbè, allora, fino al 600 le donne non usavano portare biancheria intima, le mutandine, ecco. E quando fa così caldo ci vorrebbe una roba del genere. Chiudo il discorso, perché così ci si rinfresca. Però non potendolo fare, perlomeno
Abbiamo vestiti che posso anche ballare il cancan. Na 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 la 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 la
Allora, poi ho preso questi qui. Poi ho preso, vabbè, un po' d'affettati che costano un pochino. Questo qui costava 2,79 questa coppa ed è ottima. Ed è ottima davvero. Di solito se uno prende la coppa rosa dell'angelo costa un sacco di soldi, cioè, questa qui costa poco ed è buona. Allora, questa qui coppa di Parma, che marca è? Boh, non c'è scritta la marca, è locale senz'altro, arriverà senz'altro da Bologna, da Modena, insomma è buonissima, Coppa di Parma IGP, 2,79 euro, peso netto 100 grammi, peso netto 100 grammi, poi, ma non vi ho fatto vedere la, eccola qua, l'ho buttata lì, allora mi serviva l'incerata, siccome ho visto che dal discount, quando si trovano le incerate, costano meno, che altrove, anche dai cinesi costano poco, però non sto avendo modo di andarci, insomma, in questo periodo non ci sto andando, non ci sto andando perché sono presa da varie attività, io come al solito, e quindi ho preso questa qui, tovaglia felpata PCB a tossico 9,80 euro, 120x170, la fantasia è carina, luminosa, così ora che è estate, insomma. Va bene, così chiara. Ce n'era un'altra con delle rose con delle rose fucsia oppure delle rose rosse, però quella con le rose rosse era tonda e quella con le rose fucsia era ancora più lunga e il mio tavolo è da 6 lì in cucina, quindi praticamente poi arrivava in terra, come già è successo, quindi quell'altra era 120x220, quindi troppo lunga, questa qui invece 120x170 è perfetta. Ok, mettiamo lì, poi ecco, poi ho preso questi qui, ma sta registrando, ah sì, ho preso questi qui, vedete, che 99 centesimi, 99 centesimi, di solito questi qui grandi, a me ci vogliono grandi, perché ho le mani grandi, viso grande, tutto grande, per cui quelli piccolini mi vengono i nervi, mi va a finire il latte detergente dappertutto, tranne che lì, cioè, si impregnano troppo, e sono limitati, invece questi mi danno sui nervi, invece questi qui così grossi, per me vanno bene. E quindi forse quelli per le manicure, ma neanche tanto. A volte li compro quando non trovo questi qui grandi, li compro e restano lì per anni perché non riesco a usarli. Allora, e questi qui, guardate, altrove costano sui 3 euro, Invece alla Eku questi qui 99 centesimi, 99 centesimi. Perché devono costare 3 volte tanto altrove? Perché? Va bene, ok. Ci vuole anche tempo per andare da una parte, dall'altra, dove trovare le offerte, eccetera. Ci vuole tempo, ci vuole tempo. E poi dopo un po' uno si scoccia anche, vabbè. Allora, ho preso questi qui, 99 centesimi, i datterini. Mi hanno detto, ma qui dentro c'è lo zucchero, questi qui dolci, quando il pomodoro è dolce, e chi se ne frega, e chi se ne frega, chi se ne frega. Sono ottimi. Salsa pronta di pomidorino, ciliegino, ma poi chi l'ha detto che c'è lo zucchero? Chi l'ha detto? Dicono che in tutti i pelati, in tutte le passate di pomodoro ci aggiungono lo zucchero, così ho letto che lo zucchero è dappertutto, perché appunto siccome voglio dimagrire sono andata a guardare, no? Dappertutto, ecco, dappertutto. Ero riuscita a perdere 1 chilo, poi con qualche torta di compleanno l'ho ripreso, va bene, basta, va bene. Se rinasco voglio rinascere, anzi penso sì, io credo nella reincarnazione, voglio rinascere maschio, non femmina, perché ci sono molti svantaggi a nascere donna. Uno dei tanti svantaggi è che dopo i 50 le donne ingrassano, ecco, ingrassano, cioè mangiando come prima ingrassano, quindi si devono sacrificare. Allora, si devono sacrificare che non possono più mangiare, poi la sigaretta fa male, l'alcol fa male alla cistite e il caffè pure, cioè una donna cosa deve fare dopo una certa età? Ecco cosa fa. Allora, niente, quindi questo qui buonissimo, questo l'ho già preso altre volte, è ottimo, credetemi, poi non credo proprio che ci sia lo zucchero dentro, ma anche se ce ne fosse un pochino non succede nulla. In tutti i pelati, in tutte le passate di pomodoro. Qui infatti non c'è mica scritto, non c'è. Ah no, c'è scritto, guardate, sono le basilico zucchero, c'è scritto, ma sarà pochissimo, cioè rispetto a, che ne so, a mangiarsi una fetta di torta, un gelato, cioè, l'hanno messo, però sarà pochissimo, quindi un minimo di voglio dire, di goduria con queste salse buonissime come questa qui, questo l'ho già provato altre volte, ottimo, appena l'ho visto l'ho preso, ne avrei preso altre 4-5 bottiglie, però poi per portarle, vabbè, però
prossima volta farò un po' più di scorta. Poi ho preso sì, dei crafter con la crema così, che io non ne voglio per i miei familiari. Ecco. Ok, questi qui, e anche questi non mi ricordo quanto costano, però senz'altro meno di 1 euro, quindi questi qui sono freschi, sono freschi di giornata, di mattinata. Che odore, che odore. Ok, allora questo butto lì, tanto si scioglie tutto. Poi ho preso, ecco, una cosa che questo qui non l'ho mai preso prima, perché la sera d'estate, no? Uno vuol prendere qualcosa. Io adoro il Grand Marnier, adoro il Bacardi, adoro il Cointreau, però sono piuttosto alcolici. Allora ho detto, beh, mi prendo qualcosa, un cosina sfiziosa, questo qui. Cos'è? Vodka, rum, fatemi un po' vedere. Rum e passion fruit. Rum e passion fruit, con un pochino di ghiaccio, ecco, le sere d'estate, prima di andare a dormire col caldo, sventolandosi. Dov'è il ventaglio? Dove l'ho messo? Vabbè, sventolandosi con un bel bicchiere stile anni 30, uno si beve questo qui, o similari. Allora, qui non c'è più spazio, ok. Poi ho preso questi qui che costano veramente poco e sono buoni, la qualità è ottima. Questi qui, a volte i piselli li prendo quelli Findus o altre marche surgelati, ecco, da fare con un po' di riso, ora che estate. Però ma anche questi qua, lo stappo, si stappano facilmente e sono buoni, piselli fini campagnoli, ma magari, guardate, dico la verità, sapete cosa faccio? Ci aggiungo io un po' di zucchero, ce lo aggiungo io, va bene? Oh, cavolo, ce lo aggiungo io. E poi un pizzico di sale, quindi un po' di zucchero, un pizzico di sale, faccio questi. E queste lenticchie anche sono molto buone, le faccio scaldare 5 minuti, qui ci metto olio d'oliva e con le lenticchie ci metto appena appena uno spicchio di aglio che poi levo. Qua invece ci metto appena appena un filo di olio, poi un pochino di cipolline bianche, preferisco quella bianca, quella con cui faccio il calzone alla cipolla, non proprio gli sponsali pugliesi qui non si trovano, però cipolla bianca, e poi ci butto questi qui e lascio anche un pochino del liquido presente già all'interno della lattina. C'è chi dice che va buttato, c'è chi addirittura invece se lo beve. No, un po' ne butto e un pochino anche lo tengo e lo metto lì. Cuoce per 3 minuti, 5 minuti, si scaldano 3 minuti, 5 minuti, perché questi qui sì, sono cotti, ma non troppo. Quindi diciamo altri 3 minuti io di bollitura ce li do. Poi è questione di gusti. Poi ho preso, vabbè, un altro di questo qui, un altro di questo qui. Dove lo metto? Qui è un pochino, ho un caos incredibile. Poi ho preso, ah no, ho trovato anche lo scontrino, guardate. Ho preso questi qui, non per me, perché a me non piacciono, per i miei figli, questi Kinderman che sono grandi, ventenni, però a loro piacciono. E piacciono anche a me, però io preferisco il cioccolato fondente, deve essere fondente, mi piace. E non lo compro perché sennò. Ah, è questo qui, quindi, che è buono, anche questo qua. Però poi ho preso 2 di granarolo che mi servono. Io la mattina prendo il caffè senza il latte, però il latte mi serve per fare questi qui, perché di solito ora la farina cotta non so se bisogna aggiungerci il latte, ora guarderò, ma penso di sì. Per i budini bisogna aggiungere il latte, in genere 500 grammi di latte, quindi ho preso 2 di questi, qui non c'è più spazio per niente, non so dove metterli. Allora, qui mi cadranno addosso. E poi ho preso, ho trovato intanto anche lo scontrino, questo qui per gli uomini di casa, questo qui veniva 1,90 euro e qualcosa, questo qui Intesa gel doccia e shampoo, che è ottimo, piace anche a me. A volte i deodoranti maschili o anche l'eau de toilette, è buono questo, no, ecco, lo sono riuscita a bere. Gli aftershave piacciono anche a me. Ok. Ecco, ho detto che voglio rinascere uomo, quindi spero di. Stavo dicendo, se c'è un'altra vita, secondo me c'è, e quindi appunto all'universo sto chiedendo di farmi rinascere uomo e non donna, non più donna. Ok, invece ho notato che la maggior parte delle donne, facendo una mia inchiesta personale, anche l'unica mia carissima amica di Pisa, se rinasce, vuol rinascere donna, perché facevamo un po' una.
non una discussione, un dialogo, e gli ho detto: guarda, io voglio rinascere su WhatsApp, se rinasco voglio rinascere maschio. E lei ha detto: no, io invece no, sono contenta di essere donna e voglio rinascere donna. No, io no, io no, chiedo all'universo di rinascere maschio, uomo. E quindi, perché la vita della donna è ancora troppo difficile e non se ne viene fuori, ecco quindi. Allora, dicevo, voglio fare magari qualche sondaggio, anche così, nelle mie dirette. Se mi dite anche degli argomenti che vorreste che io tratto nelle dirette, se me li scrivete sotto i commenti, io poi traggo spunto da quegli argomenti e ne parliamo insieme. Purtroppo non vi posso dire quando farò le dirette, perché io lo decido 2 secondi prima. Infatti stamattina avevo predisposto per fare una diretta. Poi ho visto che dovevo cambiare canale perché ero su Patti Magica ASMR. Quindi ho detto: vabbè, cambio. Ho detto: ma via, via, esco. Qui ero in penombra. Ho detto: non si vede un tubo. Andiamo a fare la spesa, che è meglio. E poi adesso sto facendo questo video che poi caricherò. Che non so se è un weekly vlog, perché i weekly vlog miei sono lunghissimi. Perché quando attacco a parlare io, lo sapete. Non so. Allora, questo qui, tutta sta roba che avete visto. Tutta sta roba qua, tutte queste cosine, quanto siamo? A 20, boh, veramente esagerato. Tutte queste cosine qui le ho pagate 72 euro, 72 euro, vedete, tutta sta roba qua, 72 euro, ecco qua, 72. Va bene, allora io vi saluto, non definitivamente, perché forse ci aggiungo degli altri file, ecco, quindi io non so mai quello che farò, come sarà il video e tutto quanto. Quindi per ora ho registrato l'uscita dal portone di casa e un po' di camminata fino al discount, che poi ho lasciato la macchina al Sigma, al parcheggio esterno, non interno, al parcheggio esterno del Sigma, e sono andata poi a piedi alla EQ. E quindi ho fatto così, l'ho lasciata lì perché altrove poi rischiavo che il carro attrezzi mi prendesse la macchina, quindi l'ho lasciato lì, che poi è vicino, 10 minuti, ho preso tutta sta roba, poi sono tornata. Va bene, allora un bacio a tutti e a tutte, e non so se il video continuerà, intanto vi saluto, ciao. Nuovo giro, nuova corsa. Allora, chiudo qui la finestra del pianerottolo. È una bella giornata, come vedete. Spero possiate vederla. Allora, vado a fare un po' di acquisti dai cinesi. Cioè, ho proprio voglia di guardare un po' di cosine. Ad esempio, la biancheria intima dai cinesi costa poco. Reggiseni, mutandine, calze, costa poco, e pigiami, costa poco ed è roba buona. Io, ad esempio, per quanto riguarda i reggiseni, adesso li compro soltanto da cinesi, perché con 2,50 euro ho un ottimo reggiseno, che è uguale a Playtex, che ne costa 40, quindi ecco, niente, quindi scendo le scale. Devo stare attenta perché ho messo un sandalo con un po' di plateau, con un po' di plateau. Poco fa una telefonata, quindi un contatto con una persona negativa, beh, non entro nei dettagli, e mi sono detta lì per lì, ora mentre scendevo: ma perché io devo avere a che fare con queste persone? Poi mi sono detta: ma l'importante è che il riscontro non continui. Cioè, questa persona è negativa, poi mi ha sbattuto il telefono, va bene, molto maleducata, eccetera. Però ecco, io non ci devo più pensare, io non ci devo più pensare. Per fortuna che poi mi è arrivata una foto del gatto della mia cara e dolce amica di Pisa, che per me è come una sorella, e quindi già quello, vedere questa foto, mi ha mandato via quelle vibrazioni negative che avevo sentito nella telefonata, e adesso ho deciso di non pensarci più. Quindi, quando abbiamo contatto con vibrazioni negative, carissime amici e amiche, sta a noi poi bloccarle e poi anche allontanarle, e non pensandoci più, non pensandoci più. Adesso chiudo, che ho visto che c'è gente in cortile, quindi adesso vado. Eccomi arrivata, adesso entro. Ho inquadrato da lontano perché non bisogna inquadrare le targhe delle macchine. Comunque mi è venuta adesso voglia di fare un discorso, lo faccio, poi entro. Allora, il discorso è questo. Dunque, mi sono messa all'ombra perché se no non vedo nemmeno se il video sta andando oppure no.
Allora, occhiali da sole, occhiali da vista. Allora, il discorso è questo. Allora, stavo pensando alle persone negative che trattano male tutti, persone maleducate, incivili, con le quali purtroppo bisogna avere a che fare, ecco, non ci allontaniamole, bisogna vedere se è possibile farlo, purtroppo in certi ambiti non si può. Allora, quindi quando non si può? Allora, io mi chiedo perché fanno così, sono arrivata a questa conclusione, scusate i rumori, penso che loro facciano così perché sono infelici. Ecco, quindi sono infelici e quindi la loro infelicità la mettono sugli altri. Allora alcuni hanno detto sì, però noi dovremmo benedirli e cercare anche di aiutarli. Questo si può fare se noi siamo abbastanza forti da respingere le loro vibrazioni. Io penso che loro, con la loro maleducazione, che la loro maleducazione sia una richiesta di aiuto che loro vogliono da noi, perché pensano magari che noi siamo meglio di loro, in effetti probabilmente è così. Però in effetti quando poi incontrano persone sensibili che per colpa delle loro vibrazioni negative che scagliano contro fanno stare male anche loro, diventa anche un po' difficile volerle aiutare, ecco questo. E vi faccio vedere alla veloce che cosa ho comprato da cinesi. Allora, oggi dovevo lavarmi i capelli, poi dovevo fare manicure e pedicure e non l'ho fatto. Avevo tantissime commissioni da fare, andare anche dal medico di base, niente, per analisi di routine, prenotare un'altra analisi all'ospedale, insomma, poi sempre devo andare dal dentista per questo dente. Sono in vacanza e non voglio fare nulla. Ok, allora, che cosa ho preso da cinesi? Vi faccio vedere, tanto. Ho questo bel ventaglio, vedete, bellino, l'ho preso, questo qui mi devo sbrigare perché l'una devo andare a cucinare, spaghetti con tonno e pomidorini freschi, ecco, questo qui l'ho preso forse al mercato del mio paese un po' di anni fa, vedete, ecco, allora, dunque, ho preso, se poi faccio vedere la cosa più carina, forse l'unica cosa interessante, ecco, ho fatto anche qualche ripresa nel camerino, però non so se poi la metterò, se ci sarà nei file oppure no, cioè se è venuta, però era un po' buio, quindi non so se sia il caso, insomma, di farlo vedere, però faccio vedere così, guardate com'è bello, guardate com'è bellino, sembra un abito da sposa, ecco, guardate com'è bello, vedete, è lavorato anche qui, vedete che bello, anche con questo posso ballare il can can per sventolarmi, ecco, perché avere vestiti così larghi sotto serve anche per sventolarsi, ma guardate, è veramente bello, e poi ho visto che addosso mi sta bene, ce n'era anche un altro a fiorellini carino, però era molto largo e quindi mi ingrassava ancora di più. Ok, quindi c'è qualche chilo che va e viene, niente, devo essere un po' più incisiva, ok, vedete com'è bello, guardate com'è bello, vedete qua, guardate carino, vedete, ha anche la manichina. Li preferisco con la manichina perché diventano un po' più eleganti e coprono anche qualche cedimento. Dietro sempre quegli attrezzi che poi non li faccio mai, bisogna che li levi prima o poi, ok? Quindi guardate quanto è bellino, che carino che è, vedete? Arriva appena sotto il ginocchio. E questo taglia unica, cotone, l'ho pagato una sciocchezza, e 14,90 euro. Ecco qui, non so se si vede, ecco qui, fabbricato in Italia, ma anche se fosse fabbricato altrove, insomma, è carino, quindi, ok, voglio spostare il cellulare perché non sopporto di vedere quegli attrezzi dietro che poi non li faccio, quindi perché si devono vedere? Ok, allora sposto un attimo, ecco qui, preferisco, scusate, vado un po' più in qua, ecco, tanto la luce oggi c'è. Poi ho preso delle calze da uomo, per gli uomini della mia famiglia, ecco qui, non so neanche di riprezzi, insomma, vado alla veloce, cioè, tutte cose utili, ecco, che servivano, vedete, calze da uomo in cotone, costano pochissimo, non c'è un granché da vedere, ho preso tutta roba, insomma, ancora calze da uomo, ok, per mio figlio, poi ho preso questo pigiama, sempre per mio figlio, che è una taglia over, questo qui a soli 8 euro, gliel'avevo già preso in una gradazione un po' diversa, vedete, è carino,
Ecco, pensate un po', 8 euro un pigiama del genere, questa è taglia XXL e così alla cambiata. C'era anche la XXX tre volte, ma tre volte non c'era, 8,50, vedete, 8,50. Ed è bellino, puro cotone. L'altro che avevo preso aveva i pantaloni blu, questi i pantaloni grigi, così si può mettere anche così in casa. Ok, poi ho preso delle cosine che non so se farle vedere o se si possono far vedere su YouTube, quindi delle mutandine carine, queste non sono per me, sono per mia figlia perché sono piccoline, vedete, lei è una S, ma la S non l'ho trovata, quindi ho preso la SM, speriamo che non le siano larghe perché lei è una 38, anch'io lo ero all'epoca, anch'io lo ero all'epoca. Ok, quindi ho preso queste qui. E costano pochissimo e sono veramente carine. Dove ho messo gli occhiali? Non trovo gli occhiali. Ok, queste qui costano. Queste qui, puro cotone, 1,90 euro. Guardate, belline, come sono belline, guardate. Vedete? Love, non so se rende in cam. Vedete? C'era così, poi ho preso anche nere. Vedete? Anche nere, vedete? E anche così, questo qui, che ne ha anche altre così, questo ho trovato la S, no, erano tutte SM, erano tutte SM, quindi resteranno un po' larghe, beh, pazienza, pazienza, ok, così ingrassa un po' che non le fa male, ok, che sono grassa io, devono essere grassi anche gli altri. A voi come piacciono gli uomini di più? A me piacciono di più gli uomini robusti, a me gli uomini magri non mi piacciono, e soprattutto non mi piacciono gli uomini che dopo gli anta cercano di mantenersi magri, di sembrare più giovani, non li sopporto, non li sopporto. Va bene, mi piacciono gli uomini, diciamo, con un po' di panza, uomo di panza, uomo di sostanza, danno un'idea di protezione, no? Sarà che i miei parenti, mio papà, i miei nonni, così avevano un po' di panza e quindi. Questione anche di genetica familiare, a me non piacciono gli uomini rinsecchiti, ma poi ognuno per carità, e magari uno ha anche problemi di salute per cui dimagrisce per quello, ma quelli che sono rinsecchiti perché quegli uomini no, che si tengono, cercano di essere in forma, quegli uomini etero, no? Che cercano di essere in forma perché cioè, siamo magri e a 50-60 noi ancora siamo in pista, quel modo di dire, che caspita, in pista, e allora sono magri, pensano di, e invece fanno schifo perché hanno anche le rughe in faccia poi, no? Quando dimagriscono forzatamente, quindi. Chiudo qui. Allora, queste ho preso anche queste, che poi sembrano grandi, viste così, anche questa è una SM. E poi sono le mie opere, non le faccio vedere. No, sono comode. Allora, io ne ho di belline. Allora, un giorno vi mostrerò i miei completi intimi, taglia ML, che usavo anni fa. Ve li faccio vedere, sono vintage, e sono bellissimi. Non sapevo se farli vedere o no, poi magari ci farò un video apposito sulla mia biancheria intima che usavo un po' di anni fa, diciamo, 10-15 anni fa, adesso non la uso più. Ed è roba firmata che costa, e le ho messo poche volte, le ho messo poche volte, sono bellissime, sono cose belle, corsetti, mutandine in pizzo coordinate con reggiseni in pizzo, ve li faccio un giorno, magari faccio un video solo su quello. Spero che non sia censurato da YouTube. Ma vedo che i video in costume da bagno di alcuni YouTuber che hanno tantissimi iscritti, centinaia di migliaia di iscritti, vedo che non li censurano neanche quando fanno vedere come gli stanno addosso. O a me, non lo so, guarda, su Instagram, tempo fa, quando si poteva benissimo cantare, piaceva Instagram perché lì non c'erano i diritti d'autore, quindi si poteva benissimo cantare qualunque canzone. So che su YouTube non si può. Io cantai Only You, ma vi parlo di 5 anni fa. Cantai Only You 5 anni fa, inquadrando, facendo sentire in sottofondo, cioè mi univo col sottofondo musicale dei Platters, inquadrando per qualche secondo i Platters. Me l'hanno lasciata 5 anni. Me l'hanno lasciato 5 anni, ora stamattina dice il tuo video è stato rimosso dai seguenti paesi, non l'Italia però, l'Italia cioè, dai seguenti paesi perché lì, non, insomma, questo video lì è coperto da copyright, ma Instagram dopo 5 anni rimuove il video su alcuni paesi, ma sapete a me cosa me ne importa? Però io dico, voi non potete cambiare i termini in questa maniera, cioè prima si poteva tranquillamente, lasciate 5 anni, adesso non si può più, infatti io mi guardo bene anche dal tenere qualche musica in sottofondo, lì durante le dirette che io a volte faccio, sono in macchina, accendo la radio e parlo, ne ho fatte parecchie, ora poi me le hanno levate, ma dopo anni, cioè allora. No, allora, o siete coerenti, come YouTube è coerente, YouTube ha sempre detto no, ci sono i diritti d'autore, non dovete, basta, uno lo sa, finisce lì. Comunque, da me di Instagram non me ne importa niente, come sempre dico, tanto voglio dire, sì, ho quasi 8.000 iscritti, 7.920, 7.930, poco arrivo a 8.000, ma tanto voglio dire, non ci guadagno nulla, ma a me non è che mi interessi guadagnare, nessuno si arricchisce sui social, a meno che non abbia, non è per quello, quindi voglio dire.
non faccio pubblicità a nessuno, lì bisogna, per guadagnare su Instagram bisogna essere, come dire, partner di qualche azienda. Ecco, a quel punto poi aumentano anche i follower, eccetera. Ma nessuno ha chiesto nulla, perché alle donne in età nessuna azienda chiede di collaborare, perché non sembra, ma anche verso le persone, diciamo, in età ancora c'è un certo... E invece loro non sanno che le persone in età sono quelle che comprano, perché o che lavorano o che hanno la pensione, anzi, sono proprio i giovani che non hanno tanti soldi per comprare, sono più le persone in età. Quindi le aziende questo non lo capiscono, contente loro. Allora, faccio vedere le ope. Allora, io sì, dicevo della roba bellissima, però adesso per tutti i giorni d'estate le cambio anche 2 volte al giorno, anche 2 volte al giorno. Queste qui della Sloggi, sono grandissime, cioè finta Sloggi, quinta misura, vedete? Quinta misura, che poi in realtà sarebbe una quarta, vedete? Belline, proprio comode, comode, belle, fresche, cioè non sono Sloggi, sono finte Sloggi, ma cosa me ne importa? Allora, sloppy, sloppy, made in Italy, sloppy made in Italy, taglia quinta, vedete? Ecco, taglia. Taglia quinta, che poi per me è anche grande, io sono una quarta, comunque poi si restringono, o non si restringono, non lo so, non si restringono, quelle che ho comprato non si restringono. Ne ho comprate anche, ne ho prese delle altre, ne ho prese 5 o 6, vedete quante? Ecco, così me le cambio anche 2 o 3 volte al giorno, metto in lavatrice, ne ho già prese altre, sempre di questo sloppy, e sono tornata, ho detto bene, dove le prendo, ne ho prese parecchie, ne ho prese 6 o 7, e sto a posto per un po', a 1 euro l'una mi pare. Non mi ricordo più quanto costano. Sono puro cotone, quindi voglio dire, non so quanto l'ho pagate, sinceramente. Mi pare 1 euro l'una, 1 euro e qualcosa, ma sono a posto. Allora, vediamo un pochino. Qui non c'è scritto, perché vedete, hanno messo i prezzi singolarmente, ma mi pare, ecco, vedo tutti questi 1,90, anche queste 1,90, ecco, su 2 euro anche queste qui, credo. Sì, 1,90 anche queste, anche queste. E tutta sta roba qua, comprese anche queste calze, vedete che va dalla 40 alla 46, tutta questa roba qua, ad esempio per dire 3,90, 3 calze, puro cotone, da uomo. Quindi tutta questa roba qua 50,40 euro, 50,40 euro. Quindi sono contenta, andavo altrove, io 50 euro pagavo soltanto, avessi dovuto prendere firmato Valentino, che ne so, Versace, Armani, quello che è, un pigiama l'avrei pagato più di 50 euro, solo il pigiama. Quindi voglio dire, anche il mio vestitino, che è bellino, piace molto, 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 molto bellino, molto, molto, molto carino, piace veramente. Solo questo qui l'avrei pagato 50 euro, che le vale, perché è puro cotone. Col sangallo, vedete, io adoro il sangallo, quindi mi ricorda gli anni 70, mi ricorda gli anni 70, di cui vi parlerò magari in qualche diretta. Quindi preparatevi qualche domanda sugli anni 70, che penso di fare qualche diretta sugli anni 70, nella quale rispondere alle vostre domande. Va bene, allora io vi saluto, ciao ciao, non so se questo sarà l'ultimo file del weekly vlog, che poi non sarà un weekly vlog, comunque non lo so se aggiungerò qualcosa oppure terminerò qui. In effetti qui vedo che non voglio fare video 11 minuti, ne ho già registrati almeno un'altra ventina, poi diventa lunghissimo, penso che concluderò qui. Io weekly vlog non posso farli, perché sennò sono un'ora, un po' pesante. So che voi gradite tutto, siete tanto carini, però un'ora, il video massimo deve durare una mezz'ora, secondo me è meglio così. Allora, ciao.